Biscotti così non li trovate da nessuna parte. Per prima cosa prendo 180 g di Nutella, io utilizzo quella fatta in casa, se volete la ricetta scrivetecelo nei commenti. La metto in una ciotola, poi prendo un uovo intero, lo rompo all'interno e ora mescolo bene. Cara Diana, che cos'è che prepareremo oggi? Allora, oggi facciamo dei biscotti, però non vi dico cosa ci metto dentro, quanti ingredienti ci sono, come sono fatti, rimanete con me fino alla fine, vedrete che vi stupirò anche oggi. Ora prendo 120 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno, ad ogni modo potete usarne anche un'altra con cui vi trovate bene. Facciamo 2 cucchiai alla volta e poi mescoliamo. Ecco qui la consistenza finale, Ma come Diana, ma vedete. è fatta di solo 3 ingredienti questa ricetta? Sì? Non ci credo. Eh sì, credici, invece vedrai alla fine. Ora prendo un cucchiaio, prelevo un po' di composto, così non troppo grande, della dimensione di una noce circa. Lo modello con le mani come se fosse una polpetta, in questo modo, e poi lo metto sulla teglia. Ah, li lasciamo tondi praticamente. Aspetta, aspetta. Quindi ricaviamo anche gli altri nello stesso modo. Allora, eccoli qui pronti, ne abbiamo ottenuti 10 e adesso prima di cuocerli andiamo a fare una cosa. Prendiamo un cucchiaio di legno, per esempio, potete usare, usiamo il manico e andiamo a fare un buchino qui al centro. Così. Diana, perché facciamo questo buchino al centro? Questo lo vedrai poi alla fine. Giustamente. Li cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 12 minuti. Andiamo. E mentre aspettiamo, mi raccomando, ragazzi, supportateci lasciando un mi piace a questo video, condividetelo anche, dateci una mano, siamo nel nuovo anno, siamo tutti più buoni e generosi e lo saremo anche noi con voi, con le nostre ricette ogni giorno. Adesso prendo 80 g di cioccolato fondente e lo taglio a pezzi. Metto il cioccolato in una ciotola e ora ci spostiamo ai fornelli. Appoggio la ciotola su una pentola con dell'acqua dentro e faccio sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Ci siamo quasi! Perfetto, il cioccolato è pronto, spegniamo e ci spostiamo di là al tavolo. Ora prendo un contenitore alto e stretto, una sac à poche, la inserisco all'interno del contenitore e poi verso il cioccolato dentro. Chiudo la sac à poche e poi faccio un piccolo taglietto qui nella punta. E adesso vado a riempire i biscotti al centro. Ragazzi miei, cosa non sono questi biscotti, ragazzi? Guardate che meraviglia, ragazzi. E adesso? Adesso ovviamente dobbiamo far raffreddare il cioccolato che abbiamo messo al centro, quindi ci vorranno circa 10-15 minuti. Possiamo anche metterli in frigo se vogliamo. Ora riprendo i biscotti e al centro aggiungo una nocciola. Queste sono nocciole tostate, buonissime, che si sposano perfettamente con il cioccolato. Wow! Assaggiamo subito. Mamma mia, ragazzi, sono sublimi, spaziali, i più buoni di sempre.